Dicevo ieri contro i mendicanti di denaro, i mendicanti di affetto, i mendicanti di potere, insomma coloro che non producono, si limitano a consumare. Ecco perché a un certo punto mi è venuto in mente il pensiero di Leonardo, che definisce alcuni esseri umani transito di cibo, transito di cibo, di denaro, di affetti, di potere, transito. Attraverso questi esseri umani il mondo passa e resta così com'era, nessuna produzione, nessuna creazione, nessuna individualità, nessun contributo agli altri. Quindi io vorrei far riflettere me stesso e gli altri che mi ascoltano su questa cattiva abitudine, su questa perversa consuetudine di dare denaro ai mendicanti, di dare affetto a chi lo mendica, di concedere il potere a chi lo domanda. No, questa è la vera civiltà del consumo, così criticata da tanti sociologi critici e Pasolini e tanti altri. Ma i veri consumisti non sono le persone che lavorano e acquistano e si cibano, non sono le persone che producono affetto e lo disseminano. I veri consumisti sono i mendicanti. Noi ne abbiamo un esempio sotto i nostri occhi, specialmente in Italia, particolarmente a Roma, osservando questi professionisti del mendicare, che sono zingari, che sono italiani, che sono addirittura neri, uomini di colore, uomini che vengono dall'Africa. Negli ultimi anni è accaduto anche questo. Ho assistito al fatto che certe popolazioni che non erano dedite all'atto del mendicare, mendicano denaro. Ma non è questo il punto, non si tratta di scagliarsi contro i mendicanti di denaro, si tratta di scagliarsi contro i mendicanti di tutte le risme. E noi, a pensarci bene, noi che non mendichiamo il denaro, spesso, senza rendercene conto, mendichiamo affetto, potere, considerazione, sguardi. No, produrre bisogna e offrire.